sono Vincenzi Mirko, docente di Agricola del Lago della BBQ Academy. Oggi prepareremo delle alette di pollo al curry, quindi cominciamo col prendere le nostre alette, le tagliamo in due, lasciamo la parte più la parte estrema la butteremo via e terremo solamente la parte quella con attaccata più carne. Dopodiché faremo una miscela di spezie composta da curry, sale, pepe e zucchero di canna e andremo a speziare le nostre alette. Proprio le mettiamo dentro e le facciamo girare all'interno della nostra in un contenitore e dopodiché andiamo a cuocerle per circa 40 minuti. Le proporzioni sono circa tre parti di curry e una parte di sale, una parte di zucchero e una parte di pepe. Questo in linea di massima, poi ognuno aggiusta la propria spezia con il proprio palato. Per questa ricetta serve un barbecue che abbia la possibilità di cuocere in cottura in diretta. In questo caso noi lo faremo su una macchina pellet a cottura in diretta, andremo anche ad affumicarle. Quindi è indispensabile avere un barbecue che faccia la cottura in diretta.